Vi ricordo che vado in live tutte le sere alle ore 21:29 sul sito Viola. Mi potete trovare cercando Nefastone. Allora ragazzi, adesso Damon avrà il potere sul mio account. Damon, se tu mi dici sì, io maxerò la cimitero. Se tu mi dici no, io non la maxo. E la maxo adesso in live, tipo nel giro di 2 minuti, eh. Damon, sta a te, eh. Sta a te, meno 32. Oppure al massimo puoi utilizzare il jolly di dire che decide la chat, cioè tipo facciamo il sondaggio vero e proprio. Sì, maxala. Perfetto, ragazzi, non ci sarà il sondaggio. Non ci sarà il sondaggio. Ragazzi, c'è solo un problem però. Mi mancano 7 carte, ci sono arrivato adesso. Questi. Ah, e allora si può fare. Bene, ragazzi, momento solenne. Hashtag solenne. Tra l'altro, sta clip mi sa pure che va su YouTube. Quindi, Franco, se mi stai sentendo, fammi una cosa carina, Franco. Metti una musica epica appena io schiocco le dita, ok? Bene, ragazzi, stiamo per maxare Splash Yard. Signori, signori miei, è arrivato il momento. È da tanto che non maxo una leggendaria. Jolly! I Jolly fanno avanzare i progressi di miglioramento di una carta della loro rarità. E in questo caso, la leggendaria è detta. 3, 2, 1, usa! Oh, cazzo! 3, 2, 1, la utilizziamo sulla cimitero. Ne utilizziamo 7, vuol dire tipo non so quanti pass battaglia. Vamos! Cimitero! Maxabile in questa live di Nefastone. Andiamo. E ora, Franco, se mi stai sentendo, se sei in live, quando schioccherò di nuovo le dita, metti sempre una musica epica, ma diversa da quella che c'era adesso. Ragazzi, cimitera. Del livello 12, migliora. C'ho poco oro però, eh. C'ho davvero molto poco oro purtroppo. Ma non è un problema, perché ho la moneta magica per maxarlo e non spendere oro. Oggi si va anche al risparmio. Andiamo avanti. Moneta magica. Usa su cimitero. E adesso andremo a fare qualche bella partitozza con Splash Yard, sperando di vincere. 3. Usa l'oro. Scusate, ne approfitto anche per fare un po' di esercizi di Pilates, ragazzi, che me l'ha detto il dottore. Questi non sono brutti gesti, sono degli esercizi di Pilates che va dato il medico da fare. Ragazzi, 3, 2, 1. Franca, avrà cambiato la musica? Vamos! Cimitero maxata. E ora possiamo finalmente giocare Splash Yard al massimo della sua forza. Che ignorantissimo, tra l'altro, mi permetterei di dire. Andiamo. Franco, togli la musica da questo momento in poi. Direi di iniziare la prima partita. Che poi, tra l'altro, ho maxato sta carta perché sono in troppo. Ho perso un botto di coppe, 6.185. Il mio record stagionale è 6.550. Speriamo di salire un po' in questo modo. Franco, se mi stai sentendo, te voglio far lavorare. Sto video deve essere difficile da editare. Quando schiocco le dita, metti una musica che non c'entra niente con una musica epica e falla finire appena schiocco di nuovo le dita, ok? Oh, ma me le farà tutte ste modifiche? Perché io lo pago a Franco, cioè spero di sì. Ok, si è sentito, sì. Ok. Vamos. Oh, ti si vede basso, ok. Ragazzi, prima partita con Splash Yard. Vediamo. Oh, Creepio! Caballero. Era bello qua avere il cuccio di Baby Dragon anche noi, o lo stregone, ma non abbiamo un cazzo. Io cosa ci posso fare? Raga, io vi giuro che... Ok, va bene. Cioè, non va bene per niente, però, raga. E vabbè, come al solito sono molto fortunato. Oh. Com'è il matchup contro sta merda di... io direi da aspettare, ragazzi. Dai, non c'ho troppa fretta di attaccare, vero? È la mia prima partita con Splash Yard maxato. Allora, maxa la tronco. Vabbè, ragazzi, mo adesso non esagerate. Cioè, ho maxato una carta, non vi prendete tutto il dito. Io vorrei attaccare qua perché... non si gioca così, tra l'altro, al cimitero. Vorrei attaccare perché ho appena fatto Valkyria. No, Cribbio. A parte che ho sbagliato tutto. Devo un attimo vedere come si gioca il deck. Cioè, i placement e tutto quanto, ovviamente, come avete intuito, non li so. Abbiamo tutti e due cimitero con... Ma anche il suo è uno Splash Yard, mica solo il mio. Ora che ci sto pensando. La velena, quindi, io la devo fare in difesa, no? Vabbè, facciamo anche noi il cucciolo di Baby Dragon, direi, no? Va bene. Poison. Si va... Oh, beh, direi che questa giocata è stata interessante ed è assolutamente da copiare all'avversario, eh.
Questa play è da copiare. Va bene, proviamo ad andare anche noi, che dite? Ecco, qua per esempio devo fare la tornado, ho sbagliato. Si vede che non gioco il deck bene come l'opponent. Era da fare tornado in questo spot, no? Oh, bello il barbaro, forse. Perché il cavaliere non va sulla torre? Adesso qualcuno me lo spiega, se no bestemmio. No, non c'è andato, non ha voluto andare, non è voluto andare sulla torre, boh, vabbè. È ribelle, capito? Fa parte della... Ah, qua devo fare questa, se no comunque altri hit non le vorrei prendere, mi capite, sì? Ah, comunque stava bella la sua tornado, io non pensavo l'attacco a quella play. E a questo punto farei proprio tornado, vi dico la verità, ok? No, bella! Ho sbagliato! Ho sbagliato, mica ho visto la torre bombi! Però il Baby Dragon, il cucciolo di Baby Dragon, volevo dire, scusate, è riuscito a fare qualche hit ridendo e discherzando. E non vi sto prendendo culo, l'ha fatta veramente. E io qua ho un po' paura di Chimi, in realtà. Ma io ho paura di Chimi, no, perché... Ok, spero di... Mi sa che devo fare anche codesta, per il cuccio di Baby Dragon più che altro, eh. Quel cuccio di Baby Dragon è bello tosten. Proviamo ad andare così, che dite? Era bello, salvare il cuccio di Baby Dragon. Ah, lui c'ha pure la torre bombi, mi dimentico sempre, il bastarden. No, cosa cabbo sto facendo? Perché voglio sprecare a tutti i costi il mio elisir? Dopo non ho più elisir! Allora, questo è terribile nell'anima, eh. Ovviamente sapendo che lui vuole fare le sue cazzate... Noi ci adeguiamo anche un poco, no? Riusciamo a camperare per un bel po'? Per un bel po' sono tipo 10 anni, quindi in realtà la vedo molto tosta. Facciamo questa. Ok. Sarebbe bello qua per noi attaccare, però, secondo me, sapete? Vabbè, lui fa veleno difensiva, però, comunque, no? Ok, lui fa veleno difensiva. E fino a qua ci può pure andare bene. Facciamo questa difesa che... Cioè, in difesa, tanto dovremmo... Cioè, esattamente, lui il cucciolo lo vuole fare, no? Di Baby Dragons. Ok, occhio alla Valchiria che mi preme un po' di più, eh. Mi spaventano un poco, se devo essere disonesto nell'animo. Spero che non faccia un altro tornado, ma non credo in realtà, dai. Proviamo ad andare di cemi, dai. Proviamo e preghiamo anche un pochino, eh. Qua la mia strategia, non nascondo, che si basa molto sul pregare, eh. Che vada tutto bene. Qualche hit è arrivata, raga, ma poca roba. Adesso, sinceramente, io devo arrivare fino allo spareggiaus, mi capite? Qua sono stato un coglione io. Oh, veloce, 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 eh. Ok, ragazzi. Non dovrebbe, in teoria, avere troppa roba. Spero che possa essere sufficiente questi danni. Perché lui mi ha fatto la veleno in attacco. Quindi, in teoria, non dovrebbe avere altro, no? Invece mi sa che c'ha il bastarden, eh. Quanto mi ci vuole, ragazzi? Scusate, tanto per curiosità, ciclare una poison. No, perché potevamo fare prima, ragazzi, l'ho vinta. Prima partita con Splash Yard vinta. Vamos! Vamos! Era la prima partita che ho fatto con Splash Yard maxato. E l'ho vinta io. Sono contento, vi dico la verità. Vi è piaciuta sta partita in chat? Va su YouTube, ovviamente. Anzi, Franco, metti una bella musica trionfante, tipo una da Rocco Siffredi. Vamos. E quando schiocca ancora le dita, falla finire. Vi è piaciuta la partita? Sinceramente parlando, ragazzi. Ben giocata. Il matchup è negativo, GG. Ihihi. Va bene, dai, è piaciuta al giusto, è piaciuta al giusto, sì. Bella, bella, ma non è la prima. Ma è la prima con quello maxato, vabbè, non avete capito. Bene. Andiamo avanti. Buonissima, scrive Demon. Ottimo, ottimo, ottimo. Non costa 100.000, Max una carta, attenzione. Nuova partita, andiamo avanti. Sono hard counter. Oddio, mi sta venendo un dubbio. Quanto costa Maxana una carta al 13? Boh, vabbè, non importa. Nuova partita con Splash Yard. Allora, oh, domatrice di cazzi. Che devo fare? Non ho la cage, ragazzi. Mi dispiace davvero tanto, raga. Non avendo la cage non nascondo che mi trovo un po' a disagio. Questo sì, serviva la cage qua, ragazzi. C'è molto poco da dire, no? La cage era imperativa, direi. Oh, Cribbio, mi sa che ho perso la partita. Questa l'abbiamo persa, invece, ragazzi. Siamo contenti o no? Io faccio cage a questo punto difensiva, ma fa vomitare, io ne sono conscio. Non è che è bella questa cage. Anzi, no, questa è persa. Ok, questa l'abbiamo persa, ragazzi. Questa l'abbiamo persa. Vale la pena provare a stillarla? Ah, costa 100.000 Maxana leggendaria? Manco lo sapevo. Ah, cavolo. Ritorna indietro il P.E.K.K.A secondo voi? E perché proprio no?
Beh, ragazzi, io direi che questa partita è andata una merda. Il matchup. Vabbè, non tutte le ciambelle, ragazzi, adesso io vi dico una cosa che dovete ricordare per tutta la vita. Non tutte le ciambelle nascono con il buco e non tutte le ciambelle e non tutti i buchi nascono con le ciambelle attorno. Attenzione. Cioè, tipo e tipo. Record stagionale 6005 ancora, vittoria e sconfitta. Ma quanto verrà a lungo sto video? Boh, vabbè, andiamo avanti. Allora, Horney, perfetto. Arriva in tempo secondo voi? Vaffanculo, 37 HP no però. 37 HP, l'avrei comunque persa. Però Cristo Dio, vabbè, comunque, sta partita, raga, non la vedrete mai su YouTube. Andiamo direttamente alla prossima. Finita. Cioè, raga, porco Diaz, non è facile da giocare il mazzo, non è facile per niente. No, non è semplice, difatti è un deck molto di attese e ripartenze. È davvero tanto difficile da giocare come deck. Oh. Minchia, ho droppato ancora. Ma perché ho fatto sta cazzata? Non dovevo maxare la cimitero, demon. One eternity later. Ragazzi, voi non lo sapete, volevo arrivare a 6500 coppe, sono passati 2 giorni e sto a 6499, questa è proprio una maledizione, io non ce la faccio più, ragazzi, non ce la faccio più. Per chi non lo sapesse, in questo momento non sono in live, sto registrando, a voi sembreranno passati 2 secondi, in realtà sono passati 2 giorni, 2 giorni che non mangio, non vado al bagno, non mi lavo, puzzo tantissimo. I miei genitori non so se sanno che sono ancora qua rinchiuso. Mi hanno scritto che mi vedranno in TV, in un programma che si chiama Chi l'ha visto. Però adesso non ci interessa, ragazzi, dobbiamo ritornare a 6500 coppe, ci tengo. E ovviamente, dato che l'abbiamo maxato, sembrano 2 secondi fa, in realtà 2 giorni fa, dobbiamo utilizzare Splash Yard. Partita delle 6500 coppe. Che Dio ce la mandi bonus e senza mutandes, perché ne ho davvero bisogno. Non so se lo sentite, però il cuore mi batte davvero a livelli stratosferici nell'animo. Day Vision, di Ajax Esport. Sì, sì, squadra ufficiale dell'Ajax, ok? Torres Bombi. Speriamo non sia la versione con la terremoto, perché ovviamente sappiamo tutti che la Torre Bombi soffre tantissimo la Terry. Detto codesto, ok, una versione senza senso. Non sarei sorpreso di trovare qualcosa tipo domatore clone in realtà, perché qua davvero io sono capace di beccare letteralmente di tutto. Però ora che ci penso, lui ha giocato un bel po' di Elisir, se devo essere disonesto con voi. Lei la gestiamo. Ho attivato la torre centrale, no, vero? No? Qualche dannino è arrivato, però non sono riuscito a fare in modo che la torre mi targettasse... Il barile barbarico in realtà ha targettato proprio i scheletri della cimitera. Va bene, io direi che la situazione qua è catastrofica nell'anima. Credo che urga anche uno stregone del ghiaccio, scusate. E basterà per difendere, e perché proprio no? So benissimo che lui, ragazzi, possiede il domatore di cinghiala. Però effettivamente io qua sono disperatissimo, quindi decido di fare questa. Alla peggio c'ho anche la tornado comunque per il domatore di cinghiala, no? Con cui mi potrei attivare la torre centrale. E questo è una giocata ovviamente molto buona, lo sappiamo tutti. Va bene, domatore di cinghiala, è ovvio. Adesso devo essere bravo e non missare il placement. Per favore, per favore. Per favore, ragazzi, non commentate quanto è appena successo, perché si commenta da solo. Io nella mia vita ho bestemmiato per molto meno, lo sapete tutti. Io in qualche modo devo difendere... Oh, comunque, che cazzo, abbiate pazienza, perché... Io pensavo di averlo giocato bene, vabbè, andiamo avanti. È un... No, scusate, grande cavaliere pecca, ho visto bene o mi sono sbagliato? No, perché se dovessi essere sbagliato, davvero io ritiro... Allora, il mago del ghiaccio... Ma quel ghiaccio non fa niente, devo farci vedere difensiva, vero? E perché c'è perché, scusate, c'è un goblin lanciere che sta facendo la torre, non so se l'avete visto. C'è un goblin lanciere che sta facendo la torre. Ora, a me non dispiaceva gestirlo prima. Allora, la partita, secondo voi, si può vincere? E perché proprio no? Detto codesto, lui c'ha la fulmine? Mi sono ricordato adesso che ha la fulmine. Devo essere disonesto come mio solito. Ovviamente mi premerebbe tantissimo gestire la Flying Machines. Ragazzi, io credo che a questo punto la partita sia terribilmente persa proprio nell'animo.
Quindi io ci provo e come wawa. È molto molto easy. Non ho alcuna possibilità di vincerla, quindi ci proviamo così, ragazzi. E come va va. Attenzione che c'ha. Stilled! Stilled ce l'ho fatta! 6500! Con Splash Yard! Ragazzi miei, well nefasted! Ma quanto cazzo sono forte a utilizzare questo mazzo? Io sono un autentico pro player, cavolo! Il placement della Tornado l'ho inventato io! Porca puttana! 6500 coppe. Adesso, a parte gli scherzi, c'è poco da dire. Io sono un grande maestro di Splash Yard. Voi guardate come gioco io Splash Yard e fate l'esatto contrario delle giocate che faccio io, arriverete altissimi di coppe. Perfetto ragazzi, 6500. Splash Yard. Ragazzi, è stato terribile, ma io in realtà sono contentissimo. Franco, se mi stai ancora sentendo, puoi mettere una musica molto allegra e toglierla quando rischioccherò le dita? Bene ragazzi, a questo punto il video può tranquillamente finire. Io spero che la partita vi sia piaciuta. È stata letteralmente stilled, quindi se volete fare hashtag stilled o commento tipo stilled, va benissimo. Noi ci vediamo in un prossimo video e adesso finalmente qua. Sapete cosa faccio io adesso? Vado a farmi la doccia, mangio qualcosa e poi esco da casa, che mi stavo detto addirittura che sono successe molte cose in questi 2 giorni, quindi tipo grande fratello VIP che è iniziato, uomini e donne, tutto. Vado a recuperare tutto. Ciao ragazzi, ci vediamo in live sul sito Viola. Ciao! Vi ricordo che vado in live tutte le sere alle ore 21:29 sul sito Viola. Mi potete trovare cercando Nefastone.